Bentrovati sul canale più gossiparo del web. Anche questa settimana abbiamo indagato nelle vite dei protagonisti della trasmissione più seguita della TV. La storia di cui vi parleremo oggi è la solita storia di corna e pentimenti, ma stavolta il riscontro è diverso da quello a cui siamo abituati ad assistere. Il protagonista della terza storia è Pasquale, che dopo aver tradito la moglie Anna ed essere andato via di casa ben due volte, nonostante lei lo avesse perdonato, vuole tornare con lei. La donna è convinta che Pasquale sia tornato solo perché la ragazza con cui l'ha tradita si è ricongiunta con il proprio fidanzato. Anna spiega che sarebbe passata sopra il tradimento, ma ciò che le ha fatto cambiare decisione è stato il fatto che lui, dopo essere stato perdonato, se ne sia andato via di nuovo di casa. Anna ha chiesto consiglio al prete del suo paese e confessa a Maria De Filippi di aver portato con sé anche Pasquale e in quell'occasione Pasquale dichiarò al prete di non volerla più. Anna ha ripreso in mano la sua vita, decidendo di pensare solo a se stessa. La vediamo salda, con i piedi per terra, coerente e concreta. La donna, a differenza di tutte le altre donne tradite che l'hanno preceduta su quel puff, chiuderà la busta con l'approvazione di tutti i telespettatori. Nella sua vita privata, Anna è una donna bella, sveglia, raggiante, un esempio di vita vera. I suoi profili social sono pieni di messaggi positivi. Fidati di te, scrive. E ancora, amo la goccia che fa traboccare il vaso, è nascosto lì dentro il cambiamento. E aggiunge, guardare dall'alto in tutte le prospettive. E ancora, diamoci il permesso di crederci, di sentirci più leggere, di scoprirci più belle. Insomma, Anna sa bene cosa vuole e conosce il suo valore. Dal suo canto Pasquale invece ci spera ancora. Nel suo profilo condivide due cuori. I due continuano ad essere amici e a seguirsi sui social. Noi facciamo i migliori auguri ad entrambi, ma soprattutto ad Anna, che continui a risplendere e a seguire la sua strada. E tu condividi la scelta di Anna? A presto!